8.000 participantes es espectacular. Súper, súper divertida, la verdad que los ayuntamientos son espectaculares. Al final es una pequeña fiesta para el ciclista, ¿no? Entonces es un homenaje que nos damos. Grazie, ben ritrovati. Una bella settimana, insomma, due settimane che ci hanno veramente messo i ponti tra le ruote. Tanto bella questa clip dopo queste belle vacanze da Mallorca, ma insomma, Mallorca o Mallorca? Io insomma lo faccio spiegare bene da Ilenia Lazzaro, che era là per un appuntamento internazionale, una gran fondo veramente a far brillare gli occhi e far, insomma, un po', crediamo che possa far scuola per coloro che in Italia fanno le gran fondo, ma non soltanto a livello organizzativo, ma proprio a livello culturale di quello che vuol dire avere la testa in una gran fondo, quindi in termini di sicurezza, in termini di strade sicure, in termini veramente di cultura del ciclismo, insomma. Tante grazie per essere... intanto grazie di essere arrivata. Tanto sono arrivata, tanto buonasera arriva. A tutti. Insomma, è stata qualcosa di eccezionale. Poi dopo presenteremo un nostro ospite, che io quando sento parlare di quest'ospite ci contiamo tante belle cose. Ma andiamo su Mallorca o Mallorca? Chiamiamo Mallorca, come Mallorca, si chiama proprio in spagnolo. Sì, io sono stata ospite 5 giorni di questa bellissima organizzazione che fa capo, tra l'altro, anche a Giant Live come sponsor, ed ero appunto in questo press tour internazionale di giornalisti e abbiamo avuto la fortuna di fare questa bellissima esperienza. È una gran fondo che non è una gran fondo, diciamo che è proprio una giornata di sport. È la prima volta che vedo un'organizzazione così rodata. Ma partenza a due file, addirittura, partenza a due strade, tutte le strade chiuse per una giornata intera, dalle 7 della mattina fino alle 21, tre i percorsi, 312 km il lungo, 225 il medio e 167 km il corto, che da noi diciamo che il corto è il lungo di solito. Dislivelli importanti, perché io ho fatto il corto aveva 2500 metri di dislivello, 3.500 il medio e più di 5.000 il lungo, però ti posso assicurare che lo spirito della manifestazione non è quello della classifica. Tra l'altro, il primo prende la medaglia come l'ultimo, cioè non ci sono delle premiazioni. Ma insomma, diciamo, ma non c'è niente di scandaloso, anzi. Anzi, c'è un modo di vivere una giornata di sport, lo sentiremo poi anche nell'intervista che abbiamo fatto, una giornata di turismo, perché praticamente si gira tre quarti dell'isola, si affrontano le salite più belle, un asfalto spettacolare, un asfalto così l'ho visto solo al Giro d'Italia, massima sicurezza, non ho visto una macchina assolutamente nel percorso, tutto chiuso, tutto blindato, questi ristori grandissimi dove ti potevi poi, con i bagni, potevi farti le foto, infatti io ho perso tantissimo tempo anche a far foto, però veramente bello, una giornata di sport. Voglio farti una domanda sul fatto di questi tre percorsi chiusi al traffico, Mallorca o Mallorca, come vogliamo
dirla, mi viene in mente che sia un po' come in Italia, zone che tra aprile e maggio ancora tiepide per quanto riguarda il turismo, aprono questa mega eventi, quindi riempiono anche le tasche degli albergatori, ma là cominciamo a parlare di strade chiuse, quindi una cultura completamente diversa dalla nostra. Cultura completamente diversa. E quanti diverse. Migliaia di persone? 8.000 persone che sono partite, ecco. Più tutte le famiglie che ci stanno dietro. Io ho notato, noi eravamo ad Alcudia nella parte nord dell'isola, e quello è una zona solo per famiglie e sportivi. Tantissimi bambini, tantissimi è come dire, parchi, non lo so, giochi. Jesolo, come dire Modugno in Puglia, come dire in Costa Smeralda, possiamo portare 20.000 persone, ma dobbiamo offrire anche dei servizi. Assolutamente sì, lì tutti gli alberghi, le strutture sono a misura di sportivo, ci sono le piscine, ci sono i depositi biciclette, ci sono i noleggi bici per chi magari non vuole portarsi la bici da casa, e ci sono strutture per le famiglie. Io, Nicola, solo nel paesino di Alcudia avrò contato forse 90 parchi giochi, ma non come quelli che sono in Italia con le giostrine rotte, cioè robe spettacolari, tutto pulito, cioè una cosa veramente. Sono rimasta, io la prima volta che andavo sono rimasta veramente molto molto sorpresa in positivo. E poi anche nomi importanti, c'era Bradford, team manager della Sky, c'erano tanti ex professionisti, Pedro Rillo, abbiamo messo l'intervista anche sulla pagina di Scratch, ve lo ricordate, quello certo. Che ha fatto quella mega caduta al Giro d'Italia, Pulito Rodriguez, che era il che tra poco lo sentiremo. E poi c'era Enrique Mas con suo fratello, c'erano anche degli atleti ancora in attività, campione europeo della Madison in pista. E diciamo che questi sono sfruttati un po' come il cartellone. Sì, sì, però alla fine delle 8.000 persone, la cosa strana che io ho notato, e per cui ci hanno anche invitato, è che di 8.000 persone ci saranno state sì o no 80 italiani. Incredibile. Cioè la maggior parte delle persone sono del nord Europa, è una gran fondo importantissima in Spagna, in nord Europa, in Italia è poco conosciuta. Speriamo, facendo vedere queste immagini, che si di capisca. Far vedere, di far capire anche, è un po' il senso, è quello delle randonnée che ci sono nel nord Europa, tipo la Liegi-Bastogne-Liegi, tipo la Roubaix amatoriale, dove è la prima volta che mi capita, Nicola, tu lo sai, io non sono molto allenata per fare queste distanze e avevo un po' di paura quando mi hanno detto appunto dalla Giant che dovevamo comunque partecipare. Certo. Alla gara, almeno provarci. Ho detto ok, faccio il corto, però ho detto madonna, 167 km, 2500 metri di dislivello. Io l'ho finita in 6 ore 42 fermandomi, 6 ore 20 di gara. Sono comunque gare veloci per il dislivello che c'è, e la cosa che ho notato è che a differenza delle gare grosse che ci sono qui in Italia, Nove Colli ad esempio, certo. I primi 25 km di pianura andavamo via 45 all'ora, ma non c'è stata una caduta con 8.000 persone. Le strade hanno anche favorito. Strade larghe, e comunque non c'è quella mentalità italiana di montare sui marciapiedi per arrivare davanti. C'è gli ultimi che sono in griglia per ultimi. Fai bene a parlare di questo, quella gente deve imparare. Stanno in griglia. Sì. E una cosa che c'è lì e qua non c'è, hanno preso 10 amatori allenati con una maglia verde apposita che chiudevano, vale a dire che facevano, tenevano il tempo per non arrivare fuori tempo massimo. Quindi tu, gli ultimi 100 km del lungo, ti trovavi queste persone che ti portavano all'arrivo in sicurezza e che ti spingevano se eri in difficoltà. Incredibile. E questo tu puoi farlo solo se non hai delle classifiche vere e guarda proprie. Io manderei l'intervista, poi dopo voglio fare intervenire il nostro ospite, se non ti spiace. Assolutamente. Me la lanci tu, visto che l'hai fatta. Intervista a Pulito Rodriguez in italiano, quindi grandissimo Pulito. Allora, sei qui come testimonial di questa gara 312 Mallorca, insomma conosciutissimo in Italia, anche molto amato, e questa gara però non è molto conosciuta nel nostro paese. Quest'anno sei il testimonial, innanzitutto le tue impressioni, perché 8.000 persone al via in quest'isola magnifica. Ma sì, sinceramente è una isola preparata proprio per andare in bicicletta, è una corsa, io non l'ho fatto ancora mai, primo anno, però in Spagna è famosissima, è una corsa che si conosce tantissimo, soprattutto a livello cicloamatore, è una corsa delle più famose qua in Spagna. È una corsa bella perché non è facile trovarsi un percorso di 300 km, mi hanno detto che
sono 312 km, un po' anche festivali, no? Ci sono tantissimi rifornimenti in Italia, ho fatto io la 9 Poli, ho fatto qualcuna a Gran Fondo, non ha una cultura di fermarsi anche ai rifornimento, a mangiare, tutto qua un po' diverso, no? Il risultato non è che interessa tanto, è una corsa che è per divertirsi, una corsa molto familiare con gli amici, e si prende un gruppo da 12-15 amici e si fa, e te un po' ti programmi anche nel rifornimento che ti vuoi fermare, quando ti fermi davvero, magari stai 20 minuti, quasi 30 minuti per mangiare, per recuperare e continuare, non c'è un limite di tempo, mi sa che massimo sono 14 ore, quindi ore. Una giornata intera dedicata allo sport. È una giornata, devi cambiare un po' la testa e dire oggi non c'è una corsa, sino è una giornata di 14 ore in bicicletta con gli amici, ci fermiamo a mangiare e sfruttiamo della isola e le 8000 compagne. Passiamo a te, insomma, nuova vita, sempre con il Bahrain, comunque segui i tuoi ragazzi e poi quest'anno ti abbiamo visto con José Hermida la Cape Epic. Che avventura è stata? La Cape Epic è un'avventura impressionante, è un'avventura dal primo giorno all'ultimo, che ogni corredore, ogni corsa, ogni giorno c'è un'avventura diversa, no? È una corsa mountain bike, si dice coppia, no? Sì, coppia. Sempre in coppia, mai si può allontanare un compagno dall'altro di più di 2 minuti, perché ci sono anche i transponder che se sei più lontano da 2 minuti vai fuori dalla corsa. Comunque ci sono diverse prove, anche nessuno ti può aiutare, un po' diciamo tutto al contrario di quello che hai fatto tutta la vita, no? Quando sei professionista, diciamo che alzi la mano, ti arriva le borracce, ti arriva il cambio ruota, la bicicletta, tutto, ti fanno il massaggio, ti fanno mangiare, e qua un po' diverso, no? È una corsa da 8 giorni e tutto te lo devi fare te o il tuo compagno, se hai una foratura, se hai rompi qualcosa, devi fare un po' tutto te, e quello è quello che avevo anche io bisogno, di cambiare un po' e fare un'avventura di questo stile. E i boccettini? Il boccettino più lungo. Abbiamo scherzato tanto, perché a parte quando l'abbiamo visto su internet, eravamo poi venuti in Sudafrica e tutti i compagni spagnoli mi chiedevano, a me, che sapevano che parlo un po' di italiano. E mi cosa sono questi boccettini? Abbiamo scherzato tantissimo, e Ermida subito mi ha detto fammi il video che vedrai che oggi facciamo il numero. E avete fatto proprio il botto anche, sì, di numeri. Chiudiamo questa intervista, noi siamo promotori dell'Asta Regalo Un Sogno di Enrico Pengo, che è un nostro grandissimo amico, tu hai dato una mano molto grande anche l'anno scorso, insomma quest'anno dobbiamo battere i 33.000 euro. Vediamo. C'è la tua maglia, questa del 312 Mallorca. Adesso facciamo un pensiero, gli inviamo la foto a Enrico Pengo, che sicuramente le piacerà, e soprattutto intentare aiutare a superare questo record, questo movimento, che è una cosa bellissima. A me quando il primo giorno me l'ha spiegato Enrico, subito gli ho detto di fargli una mano, perché mi sembra un'azione bellissima. Grazie Purito. Grazie a voi. Ben rientrati, insomma, abbiamo sentito l'intervista di Purito Rodriguez, che tanto mi fa ricordare, diciamo, il ciclismo recente. Invece uno che il ciclismo recente non è Mario Beccia, grazie per essere con noi. Adesso ti presento. Mario, hai sentito questo? Noi prima abbiamo parlato di cose che in televisione non si possono dire e non le diciamo. Sono quei racconti che andrebbero bene fatti dalle scuole, anche nei teatri, mi viene in mente, no? Prima però dicevamo che il ciclismo nostro, specie quello dei professionisti, è talmente lontano dal pubblico che sta pagando dazio. Una volta tu eri il fuggitivo di tutte le gare, eri un bel grimper, un bello scalatore, oggi stiamo, diciamo così, li rispolveriamo soltanto per i grandi giri a tappe, ma poi dopo il pubblico non li vede. Lei con questo entusiasmo mi parlava di Mallorca dicendomi erano là anche questi, anche quello che è caduto al Giro d'Italia sulla neve, cioè sono dei simboli ancora, però noi dobbiamo fare qualcosa. Sì, buonasera, grazie per l'invito che mi hai fatto, per essere qui presente. Diciamo che noto anch'io questo parlare nei bar tra amici che mi chiedono questo o quello. Io credo che la differenza maggiore tra i miei tempi e quella odierna è che si è arrivati a focalizzare la stagione per un atleta in un singolo mese, diciamo. Quello che è il tifoso era abituato ad avere l'atleta per cui credeva e inneggiava da quando iniziava la stagione fino a ottobre, a volte le prendeva, a volte invece vinceva e quindi era entusiasta, altre volte si rifaceva, insomma. Però era sempre il suo atleta, diciamo così. Adesso invece focalizzato, come vediamo adesso, quelli che fanno le classiche fanno solo le classiche, poi durante la stagione ormai non li vediamo più, quelli che fanno il tour è solo il tour e poi durante l'anno non li vedi più,
E allora un tifoso dice, ma se faccio il tifo per... Chi tifo dopo? E dopo, quando qui non c'è più, io al bar, cosa vado a dire? È vero. Forse gli manca questo spirito. Ma quando gli parla di sport invece, nazionale popolare, è proprio quello, perché poi dopo la declinazione dell'evento sportivo è quello dove ci si parla. Io ricordo che appunto ai miei tempi, dove per essere un buon atleta, almeno un atleta che poteva contare, dovevi cominciare con l'aigueglia ad essere presente. Sì. Se arrivava un gruppetto non potevi mancare, perché se no non era un atleta. E a Lombardia non potevi finire fuori dai primi, perché sennò che corridori eri. Mario, l'ultima domanda, poi lanciamo altri servizi. Una volta, oggi basta vincere una tappa al Giro d'Italia e quasi quasi entri nella storia. Ricordiamo che tu hai fatto 5 vittorie al Giro d'Italia e 9 piazzamenti, 9 secondi posti. 9 secondi posti, sì. Cioè, e non è che te la sei tirata poi tanto. Perse per poco, però non ero veloce, avevo questa... Sì, ma 5 tappe al Giro d'Italia, sì, voglio dire... Però quelle tappe che vincevo, le vincevo in completa solitudine, magari la Rai era solo su di me, quindi agli sponsor questo interessava perché veniva focalizzato tutto quanto. E soprattutto quello che era importante è che forse ero uno che era spesso nella bagarre, davo tantissimo nella corsa stessa. Facevi sognare. E la gente magari a questo si appassionava. Ecco. Mettevi ciò che adesso invece abbiamo perso, perché ci sono tante fughe che io sento. Io personalmente faccio il tifo per quei 4 corridori che... Al tour vediamo ripresi magari all'ultimo chilometro, mi dà fastidio, dico sinceramente, dopo una fatica così. Guarda, telegrafico, tanto fare l'ultimo a Marcord, tu sei amico di Simone Fraccaro, siamo tutti, sì, anche io. Dimmi la verità, se Simone Fraccaro avesse avuto un'altra testa, poteva essere il nuovo Merckx? No, beh, lui è un fisico eccezionale. Io l'ho sempre visto come un fisico eccezionale. Io ti ho ricordato prima un aneddoto così della sua possibilità, ma realmente era veloce, era un passista che... Era da invidiare. Io quando c'era vento cercavo subito la sua ruota. A lui davo fastidio perché piccolino, certo, quando davo il cambio cosa poteva fare. Però io ero un po' furbino, me lo tenevo buono, quindi c'è rimasta sempre questa amicizia fra noi del Veneto, anche con Claudio, con gli altri così di quell'epoca. Però gliel'ho detto tante volte, ma vieni a allenarti un po' con me, vedrai che lui faceva il minimo indispensabile. Se era un corridore... sicuro che e poi era anche un bell'uomo, sembrava quasi un attore. Allora Ilenia, io manderei subito alla Gran Fondo Y Sport. Siamo stati in queste belle località, l'abbiamo detto, del Vicentino, quindi Valdagno, che pensate, zone che erano industriali una volta, adesso stanno strizzando l'occhio alle Gran Fondo, un po' come Mallorca. Allora, amici organizzatori della Y Sport, guardate Mallorca, il prossimo anno copia e incolla anche da noi, cresciamo. Quarta Gran Fondo Y Sport, 2 percorsi, percorso lungo e percorso corto, dove gli atleti decideranno man mano che avranno accumulato chilometri sulle pedivelle. Chiaramente questa oramai è diventata una classica delle Gran Fondo, tantissimi gli iscritti, veramente una giornata epica per quanto riguarda non soltanto la volontà degli organizzatori di organizzare qualcosa di importante, ma anche la grande partecipazione sia di pubblico, ma come vediamo dalle immagini, anche di atleti. Subito lì che in pratica partono alla grande sono i corridori della Nine Bike Team, quindi già subito vanno alla grande. Chiaro che qua poi bisogna fare i conti con il fondo. Lì abbiamo anche scorso vicino la ragazza che farà il giro corto o lungo, ma lo vedremo da qui a poco, e quindi si tratta proprio della donna Sonia Pasutti e Anita Manzato.
Ecco, qua siamo già sulle parti di Recoaro Terme, poi ci sarà una lieve ascesa di 3 km e 600 metri, pendenze come vediamo intorno al 6%, nulla di che, siamo ancora nelle prime fasi, quindi ancora muscoli che si devono scaldare per poi decidere dove affrontare, quale percorso affrontare, il corto oppure il lungo. Chiaramente tra poco, vista questa ascesa non impossibile che stanno affrontando gli atleti, una veloce picchiata per arrivare sulle valli del Pasubio, quindi fino ad arrivare a Schio e a Magrè, e poi di un'altra piccola ma intensa salita di 2 km 700 metri che ha una pendenza del 7,7%. Vediamo con quale maestria questi corridori, non chiamiamoli amatori per piacere, sono degli ex professionisti, ce ne sono tanti e tanta gente che accumula tantissimi chilometri durante le giornate allenandosi veramente quasi come dei professionisti. Abbiamo visto con quale maestria sanno scendere e con quale maestria sanno scendere. Quindi Magrè, e adesso passiamo per Schio e quindi si va verso K30, che è anche lì una piccola discesa, per poi arrivare un'altra risalita del 6,4%, non è tantissimo, non è lunghissima, ma poi bisognerà affrontare un pezzo piuttosto lungo, ma piuttosto anche, diciamo così, impervio al 14%, e quindi là bisognerà vedere chi è che poi dopo avrà sulle gambe. Intanto andiamo a vedere qualche testa di serie, visto Davide Cracco, Riccardo Fusco, Leonardo Viglione, Marco Dotto. Intanto questo atleta, vediamo, ha cercato di fare la sparata, si deve accontentare, sale di sella e il gruppo gli si riaccomoda veramente da lì vicino, lo recupera e quindi ancora nulla di fatto. Certo che in queste categorie bisogna stare attenti a come si dosano le forze, perché chiaramente abbiamo una gara che è di circa 138 km per quanto riguarda il percorso lungo, ma anche quello corto non è mica tanto lontano, è intorno agli 88 km, quindi belle intanto queste immagini dall'alto che ci favoriscono esattamente una visuale d'insieme. Vediamo anche i distacchi, tutto è abbottonato, questa è la pendenza che abbiamo detto parecchio dura sul Monte di Malo per poi scendere, e anche qua tante difficoltà. Sul Monte di Malo abbiamo anche il Gran Premio della montagna. Ecco, Valdagno, come tutte queste parti, si stanno reinventando un futuro, diciamo così, anche importante a livello economico, sfruttando non più quello che era il tessile di tanti anni fa oppure la metalmeccanica, ma oggi, affrontando con queste meravigliosi Gran Fondo, arriviamo anche a guardare il tessuto, diciamo così, geografico e importante di queste bellissime valli. Un bel primo piano, l'abbiamo visto, di Anita Manzato, e poi ancora un bellissimo primo piano della Jessica Leonardi. Andremo a vedere cosa affronteranno, corto o lungo, lo decideremo da qui a poco, quando la strada chiaramente si dividerà a metà e quindi gli atleti in questo punto fanno un'altra ascesa. Poi dopo, alla fine di questa ascesa, ci sarà una chiaramente discesa dove il percorso si divide in due. Bella la pedalata di questa atleta, l'abbiamo vista, l'abbiamo riconosciuta, ed è la Anita Manzato, insieme alla Bergamo, a Leonardo e Jessica del team LAPR Trentino, che l'abbiamo inquadrata in questo momento in seconda battuta, che se la stanno dando alla grande. Vediamo poi anche qua, copia e incolla di prima, chi sceglierà il percorso lungo o quello corto, lo staremo a vedere. Insomma, bisognerà aspettare qualche attimo per vedere al bivio, che in questo caso lo vediamo, chi vuole il percorso lungo va dritto, per chi vuole il percorso corto gira proprio la curva a U, anzi è proprio a gomito, e va a affrontare gli ultimi 2 chilometri, dove andremo a vedere chiaramente la volata, chi si aggiudicherà questa quarta Gran Fondo Wife Sport e chi si aggiudicherà intanto il percorso corto. Vediamo, tanti approfittano di questo momento per decidere, chiaramente quelli che fanno la svolta a gomito andranno chiaramente a questi giocarsi la vittoria finale per quanto concerne la Gran Fondo media. Ecco qua, è tutto pronto per raccogliere i vincitori, ed è proprio Daniele Bergamo che vince su Andrea Tecchio
Davide Spiazzi, Alessandro Sogne, Andrea Pisetta, Pegoraro Cristiano, poi abbiamo Carlo Benedetti, Vigolo Alberto, Sartori Riccardo e Gottardi Davide. Questa è la top 10 per quanto concerne il giro corto riguardante gli amatori. Ancora qualche scaramuccia, qualche, diciamo così, velleità di volata a due, niente di che, però andiamo a raccogliere quelle che sono poi le donne. Intanto vediamo sfilare ancora alcuni ragazzi. Là, quella macchietta verde Speranza è Leonardi Jessica, team La Pierre Trentino, che vince su Martinelli Francesca, Tosadori Orietta, Foresti Rosangela, Rosangela e Medri Serena. Adesso intanto benissimo anche la Martinelli, un bel primo piano per lei, un po' di interviste e poi andiamo a vedere quello che succede tra, nel percorso lungo, tra gli altri atleti, bravissima anche Orietta Tosadori. Via le interviste. Davide Finocchietti, Scratch TV, con la vincitrice del percorso medio di questa quarta Gran Fondo Valdagno. Jessica, com'è andata la gara? La gara benissimo, è il percorso molto molto bello, l'avevo già fatta l'anno scorso, quest'anno un po' cambiato, un po' più salite, meno lunghe, però bello, bello, mi sono divertita un sacco e poi vincerà sempre bello, diciamo così, o no? Quindi l'arrivo del percorso medio della quarta Gran Fondo Valdagno. Abbiamo il primo arrivato, Daniele Bergamo, com'è andata la gara? Molto bene, direi assolutamente bene, è una gara veramente, veramente bella, nervosa, piena di strappi, di salite dure, discese tecniche, mi è piaciuta parecchio. Bene, grazie a Davide Finocchietti che si è prestato per le interviste alla vincitrice e al vincitore di questa Gran Fondo percorso, diciamo così, tra virgolette, corto, e riprendiamo la gara sulla sperità veramente più importante, cioè quella che arriva a compiere i 132 chilometri e quindi con dislivelli pazzeschi, e qua veramente bisogna avere nelle gambe la gamba degli ultimi 30 chilometri. Ebbene, stanno andando Dacini, Morone, Muraro, lo vediamo lì davanti, Girardi, Ciot, Fabio, che l'abbiamo visto in realtà sul percorso corto non sprecare molto, era molto protetto nella pancia del gruppo, mentre Riccardo Fusco insomma si dava tanto da fare. Però andremo a vedere cosa succederà da qui a poco, ma bene Fabio Cini del Cicli Copparo, che lo vediamo proprio in questa fase poco fa, ma subito tallonato sia da Marco Morrone, da Carlo Muraro, da Guido Girardi, Ciot Fabio, De Carli Paolo e Zen Enrico, che se la stanno giocando questi atleti veramente su questa asperità che non è proprio nel finale, ma sono, ricordatevi, delle pendenze a questo punto intorno al 10% e non sono proprio poche. Intanto comunque un ringraziamento va agli organizzatori che hanno trovato delle strade alternative poco trafficate, e diciamo la verità, guardando tutto per tutto è andato veramente tutto bene, abbiamo sentito anche i complimenti, li sentiremo anche tra poco. Queste belle discese con le strade molto asfaltate, molto ben asfaltate, quindi anche questo è un piccolo segnale di sicurezza in più che si può dare ai corridori, ma anche agli automobilisti di tutti i giorni e a coloro che vogliono andare a visitare questi posti di questa parte del Vicentino, che sono posti veramente meravigliosi, importanti, posti dove veramente merita andare a trascorrere un fine settimana in totale relax. Abbiamo parlato di Recoaro Terme, ma non soltanto i monti là vicini, ma anche le pianure e soprattutto la collina di questi posti, qualcosa di meraviglioso. Qualche goccia, niente male, ma non sta succedendo niente. Qua siamo già al passo, quindi Gran Premio della Montagna di giornata, l'ultimo per quanto concerne i corridori che tra poco dovranno affrontare un'altra discesa. Anche qua si arriverà a Chiampo, ricordiamo campionati italiani XC a breve anche qui a Chiampo. Chiampo, abbiamo detto, una cittadina deputata allo sport a tutti i livelli, accoglie qualsiasi cosa che possa far parlare di sé e poter portare pubblico e gente, quindi anche bene fa non soltanto il sindaco ma tutta l'amministrazione ad accogliere sempre con entusiasmo qualsiasi cosa che possa far parlare di questi territori. Noi lo abbiamo fatto, lo faremo ancora, perché veramente abbiamo guardato con attenzione le colline tra Chiampo, Montecchio e chi ne ha più ne mette, insomma sono delle colline che non hanno nulla di invidiare alle Langhe del Piemonte oppure anche alla Liguria.
manca il mare, ma chi se ne frega, qua c'è veramente tanta roba e soprattutto veramente un contatto con la natura eccezionale. Da qui a due mesi andremo anche con quella ciliegia che si chiama il Durone, che è particolarmente succulenta, che piace un po' a tutti gli italiani, e proprio qua è la capitale, diciamo che la parte importante del Durone, della Durona, si fa proprio in queste valli, Chiampo in testa. Percorso lunghissimo, vediamo questo atleta, ed è Enrico Zen, un famoso atleta, un ex professionista del Team New Green, che sta andando alla stragrande. Fabio Cini è lì che lo sta tallonando, con Marco Morrone e Carlo Muraro. Qua, ahimè, penso che non sia certo una gara, l'ultima gran fondo, l'ultimo percorso, quello lungo, che si potrà vedere una volata. Qua arriveranno veramente uno alla volta, con grandi sacrifici da parte loro, perché guardate, dopo tanti chilometri, che bella pedalata ancora Enrico Zec, incredibile, pare una corsa a cronometro la sua, lo sta accogliendo tra poco qui di nuovo a Valdagno, dove il numeroso pubblico, veramente delle grandi occasioni, starà veramente fremendo per battere le mani a questi due atleti. Vediamo come ha recuperato Fabio Cini, incredibile, non è stato certo lì a guardare, ha approfittato di una leggera defiance di Enrico Zen, il quale comunque tiene e vince con non tanto margine di vantaggio. Complimenti a lui, Fabio Cini, complimentoni. Secondo, Marco Morrone al terzo posto, l'abbiamo visto, che gara, che garona, e Carlo Muraro al quarto, lo vediamo adesso, Guido Girardi al quinto, che regola Fabio Ciott, e poi De Carli Paolo, Cristian Pinton, Molini Andrea e Tappeiner Andreas. Eccolo qua, l'ultimo dei 10. Adesso andiamo col podio. Chiaramente aspettiamo le donne, e quindi è Anita Manzato della Somek MGK Vis che va a vincere su Sonia Pasutti e Casarin Alessandra. Questo è il pasta party, e adesso le interviste. Scratch via, Davide Finocchietti è il vincitore del percorso lungo della Gran Fondo Way Sport 2018 in quel di Valdagno, in piazza Cavour, Enrico Zen. Enrico, allora alla grande, com'è andata? È andata bene, giornata stupenda, percorso presidiato alla grande, complimenti all'organizzazione. E poi alla fine sono anche arrivato primo, quindi meglio di così, dai, va bene. Parti di slancio, contrasta la fatica, ritrova le forze, ProAction, integratori per lo sport. Ben rientrati amici di Scratch, insomma, bellissima questa della Way Sport. Insomma, abbiamo detto anche qua, le gran fondi in Italia bisogna stare attenti, ce ne sono alcune che sono mitiche e non hanno nulla che invidiare a nessuno, Nove Colli, insomma, e tante maratone, ecco. Però anche nelle piccole maratone, che parliamo di 2-3 mila persone iscritte, anche 1000, può essere un piccolo prodotto interno lordo. Tu che sei stato anche un commerciante, però dobbiamo anche noi alzare l'asticella, Mario. Bisogna sempre migliorarci per avere questi risultati che hanno adesso, che lei ci ha spiegati da fuori, e sono tanti i particolari dove si può attingere e copiare qualche volta, perché non c'è mica, cioè, non siamo a scuola che magari prendiamo un brutto voto. Ma se noi copiamo con le bellezze che abbiamo in Italia, ragazzi, appunto, noi certo che abbiamo tanto da poter offrire con questo nostro paesaggio, certo, dovremmo solo saperne approfittare. È vero. Adesso mandiamo la Garibaldina di Christian Bon. E qua sì, mi piace, sì, è un po' amatori, è un po', sai, under, un po' i vecchiotti, però anche le gare di bambini. E quindi mi piace il vecchio e il bambino, un po' come te, il vecchio e la bambina. Grazie Argesi. Prego, la Garibaldina. Assolutamente. Ah,
Un intenso ed emozionante fine settimana di ciclismo a Mentana ha caratterizzato lo svolgimento della Gran Fondo La Garibaldina, Cicli Castellaccio, Memorial Arnaldo e Maurizio Ciccolini, Gran Premio Città di Mentana, giunta quest'anno alla 7ª edizione. Sing along with me, hey, you gotta know how to treat me like a... La Garibaldina si è confermata una manifestazione di grande risalto con uno scopo ben preciso, far divertire tutti i partecipanti di tutte le età e anche coloro che manifestano sempre il gradimento all'organizzazione magistrale ed inappuntabile del gruppo ciclistico Ciccolini Mentana. Si parte il sabato con il Baby Cross La Garibaldina, 200 volti sorridenti dei bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni, per la gara di mountain bike, valevole come quarta prova del Baby Cross Amici per la Bici, e con un eccellente allestimento del percorso all'interno del parco di Via Spontini, da parte del Pedala che ti passa di Giuseppe Corte, al centro di un solido e rinnovato gemellaggio che vede la Gran Fondo La Garibaldina, sponsor del sodalizio mentanese. Marco Ciccolini, è cambiata la location della Baby Cross La Garibaldina, una scelta che vi ha premiato numeri da record. Sì, è vero Cristian, innanzitutto devo ringraziare il comune di Mentana che ha assegnato questo bel pezzo di terra agli amici di Pedala che ti passa, che in pratica hanno fatto tutto loro questo splendido percorso, e devo dire che sono veramente emozionato perché oggi sono circa 200 bambini, quindi una cosa bellissima. Portate avanti questa bella politica di promuovere il ciclismo giovanile attraverso quello amatoriale, questo vi fa onore. Eh sì, io ricordo anche la gara di apertura del 18 marzo della categoria Juniores, Gran Premio Città di Mentana La Garibaldina, e poi questa che ormai fa da preambolo alla Gran Fondo di domani. Niente, io quando sono qui in mezzo a questi bambini penso che non ci può essere niente di più bello. Lo dico sempre, è così, ogni volta sempre di più forse. I'll be sleeping on the left side of the bed. Hey, open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy me a ring, babe. You gotta know how to treat me like a lady. Renato Di Rocco e gli amici di Mentana organizzano alla vigilia di una splendida Gran Fondo una festa di ciclismo giovanile che ha coinvolto più di 200 bambini. Questo è quello che la Federazione Ciclistica Italiana ha sempre voluto. Ma sì, abbiamo sempre invitato gli organizzatori dei grandi eventi, dei mass event, quelli che raccolgono tanti numeri, a anticipare le giornate di gara con dei giochi per i bambini. Qui addirittura abbiamo superato il record, mi dicono, regionale di partecipazione in tutte le categorie, per cui sono molto felice, ma sono soprattutto molto felice perché oltre a organizzare questo evento abbinato alla Gran Fondo Garibaldina nasce una scuola di pratica di ciclismo di mountain bike con un parco che è una terrazza naturale, è molto comoda, per cui a me fa molto piacere che i bambini possano giocare, divertirsi, fare anche un sano agonismo, però insomma stare tranquilli in totale sicurezza, qua se qualcuno cade sulla terra, perché non si fa male, anzi è una scuola educativa e formativa, per cui abbiniamo l'agonismo a divertimento, e vedo tante famiglie, tanti genitori molto contenti e soddisfatti, e questo è proprio lo scopo della federazione ma del ciclismo in genere. La domenica è il momento della Gran Fondo, con oltre 940 iscritti, numeri importanti per la terza prova del circuito Fantabici nel contesto della grande festa del ciclismo di primavera a Mentana e nel Lazio. Tanti gli ospiti illustri, a partire dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, il tecnico federale Luigi Bielli, il sindaco di Mentana Marco Benedetti, l'assessore al bilancio Eleonora Galossi, l'assessore allo sport e alla cultura Barbara Bravi. Da sottolineare la presenza anche di Claudio Castellaccio, titolare di Cicli Castellaccio e main sponsor della Garibaldina, Alessandro Malagesi, responsabile del settore amatoriale Federciclismo Lazio, Stefano Vitellozzi in sella al tandem con il figlio Francesco, oltre a Vincenzo Colamartino, Umberto Proni e Gualtiero Massi tra le glorie del ciclismo romano e laziale.
Per quanto riguarda la cronaca della corsa, nella medio fondo di 82 km trionfa Marco Sivo del team Falaschi-Azzama Greco, che condivide la gioia del trionfo con il compagno di fuga degli ultimi 30 km, Pasquale Papale del team Cesaro Falasca. Terza piazza per Andrea Pace del Di Gioia Cycling Team, primati di categoria per Fabio Giusti tra i Master 4, Massimiliano Del Prete tra i Master 2, Giorgio Roselli tra i Master 3, Vincenzo Palumbo tra i Master 6, Carmine Petrillo tra i Master 5, Luigi Sernacchioli tra i Master 7, Alvaro Colterari tra i Master 8 e Luigino Lupidi tra gli Over 70. Con una splendida progressione finale nel rettilineo di arrivo in leggera salita di via Einaudi, Domenico Saldamarco dell'Euronics Team ha fatto sua alla gran fondo di 115 km, mettendosi alle spalle Vincenzo Pisani del team Falaschi-Azzama Greco. Terzo gradino del podio per Federico Pozzetto della Ciclico Park. Primati di categoria per Bruno Sanetti tra i Master 1, Marco D'Agostini tra i Master 5, Roberto Terlizzi tra i Master 4, Marco Stagni tra i Master 6 e Bernardino Medoro tra i Master 7. Garibaldina ha fatto registrare un gran numero di presenze in ambito femminile, oltre 50 le rappresentanti della quota rosa, con Valentina Pezzano dell'effetto ciclismo Fiano Romano, che trionfa davanti a Carlotta Papi e Andrea Velicu. Nella gran fondo a trionfare è Loretta Giudici del Rocca Secca Bike, davanti Isabella Iacovissi e Sara Casco. Ad occupare le prime 5 posizioni tra le società con il maggior numero di partecipanti è la S Roma Ciclismo con ben 51 atleti al via, il GS Bertucci, la SD Cicli Fatato, l'Orte Velo Club e la Triono Racing Medical. Successo pieno dunque a Mentana per una splendida settima edizione della Gran Fondo La Garibaldina. Sindaco Mentana non è più solo la città di Garibaldi, ma lo possiamo dire anche la città del ciclismo. Eh sì, è la città del ciclismo perché quest'anno abbiamo aggiunto un ulteriore evento circa un mese fa, che è stata la gara d'apertura della stagione juniores nazionale, e oltretutto ieri c'è stata una bellissima giornata con i bambini, tantissimi partecipanti, tanti gruppi da tutta Roma, da tutta la provincia, e oggi poi chiudiamo gran finale con la classica delle classiche, la Garibaldina. Quindi sì, Mentana città del ciclismo, città dello sport. Quindi. Marco Ciccolini, una gran fondo è sempre una festa, diciamo che alla Garibaldina questo lo si avverte in maniera particolare. Sì, grazie, io sono distrutto psicologicamente e fisicamente, però ancora non mi rendo bene conto, non devo essere io, dobbiamo essere noi a giudicare, però anche quest'anno per la settima volta la Garibaldina si è confermata la Garibaldina. Thank you.
Nicola. Ciao, ciao Ilenia. Ciao, ciao Alessandra. Ce l'abbiamo fatta. Ben rientrati, abbiamo visto e abbiamo sentito i saluti dalle splendide ragazze dello IOV, sono andate a Londra come ci avevano promesso, ci hanno mandato i saluti, care. Grandissime. Grandissime. Brave, bravissime, vi ricordiamo, mandateci i saluti che li mettiamo su Scratch. Ma soprattutto facciamo una copertina a queste splendide ragazze che hanno avuto dei problemi, sappiamo tutti, insomma abbiamo parlato di tumore al seno, bisogna anche parlare di prevenzione, queste ragazze si sono prestate in questa miserabile, vero, trasmissione per dare la loro voce e noi la riportiamo a tutte le donne, insomma veramente prevenzione vuol dire molto e poi se capita anche il guaio, corne facendo, ma purtroppo si sa, insomma ci sono delle opportunità e queste ragazze sono veramente splendide e danno opportunità a tante altre ragazze, è vero? Siamo molto contenti di questo. Adesso io parlo un po' con Mario, perché voi con le glorie avete tolto vecchie, perché sei un ragazzino come me, Mario, però voi vi occupate di una cosa che a me piace molto. Con questo vostro evento, dove vi troverete tantissimi corridori, dall'Alessandra Cappellotto, Moreno Argentin, Simone Fraccaro, Fregonese, Miozzo, Pagnin Roberto, grande anche sei giornisti, Beraldo, Lorenzin, ci sei tu, Malacarne, Tumellero, Filippi, Bortolotto, questi sono alcuni, Renato Giusti, come non si può nominare anche lui, una vittoria al Giro d'Italia, vi trovate per far del bene a questa bella città, che è una villa, dove si occupano di ragazzi, diciamo, un po' disabili, di ragazzi con dei problemi di tossicodipendenza, sì. Diciamo quelli che sono nella gara della vita un po' gli ultimi. Sì. E quindi cercate di raccogliere i fondi per la comunità di Villa San Francesco. Sì, io ti ringrazio di avermi dato l'opportunità di parlare di tutto questo, proprio perché non hai chiesto niente, al contrario, perché quando si cerca di fare qualcosa ci vogliono ti sempre interrompo. Dei soldi. Sai cosa dice mia mamma? Che quando tu sputi in alto ti arriva in faccia, sì. Non bisogna mai sputarsi addosso, sì. E quindi bisogna anche cercare. Questa idea che ci è venuta, diciamo, all'interno dei coordinatori delle glorie del ciclismo, perché adesso le chiamiamo solo glorie del ciclismo, certo. Quindi non esiste niente quindi con tutto quello. Quindi ecco. Una volta che mi invitavo, ecco. Adesso, glorie basta, è vero. No. Gloria. È cambiata da almeno 4 anni, abbiamo chiamato. E avete scritto la storia d'Italia. Gloria del ciclismo a Trivenda. E abbiamo pensato per avvicinare altra gente a quello che è, perché quello che è nato, come dicevi, vecchie glorie, avevano parecchi tifosi all'interno, che sostenitori che eravano lì e tutto quanto. Noi rientrando, i nostri sostenitori, sentendo il nome, si sono sempre un po' appartati, forse è un ambiente solo per loro, non è affatto vero, perché i sostenitori sono sempre sostenitori, se c'è dell'affetto che rimane e fa sempre piacere rivedersi, così come quando facciamo la nostra festa annuale, vengono su i toscani, i poggiali, i fabri, i piemontesi e altri ancora come ospiti per ritrovarsi quel giorno. Certo. Abbiamo deciso proprio per, diciamo così, per rendere noto che c'è sempre questa associazione, di fare questa corsa, diciamo la corsa, ma non è una corsa, è proprio un passaggio di amicizia per aiutare questi ragazzi. E prendere anche qualche caffè con qualche vecchio soprattutto, amico. Soprattutto, quello che ci tengo a dire è che il ciclismo si rende conto che ha delle possibilità per aiutare come fanno altri sport, perché 30 anni fa, io mi ricordo quando sono stato invitato dai Morandi, da altri cantanti che facevano queste tournée calcio e via discorrendo, non riempivano gli stadi come li hanno riempiti adesso. Negli anni il San Paolo, quello che è il Meazza, lo riempiono a vicenda. Quindi questa cosa nasce così dalle glorie del ciclismo triveneto e tanti sono i nostri amici, ex colleghi, che hanno aderito subito sapendo di poter dare un aiuto, sapendo di poter dare questa cosa. E mi auguro che la gente riesca a percepire proprio questo messaggio. Possiamo aiutare anche noi come ciclisti, perché non siamo secondi a nessuno. Non mi allora, credo secondo nessuno. Ricordiamo, 5 maggio, sì. Quindi dopodomani. Dopodomani. Sì. E quindi a che ora? Per le 9:30, perché loro hanno dove? Un piccolo museo a Facen e a Feltre, proprio a Feltre. Dove c'è la partenza. Certo.
di questa passeggiata. Ma la carne farà poca strada. Sì, no, è proprio di casa, lui dice. Si può fermare, anzi, se ci offre l'ombra, stiamo anche bene. Ecco, sarà un momento in cui anche l'appassionato, quello che si ricorda le volte, si trova in mezzo a noi, a competere insieme con noi, a fare la passeggiata. E non entrate nel vostro camper, siete a disposizione della gente. Sì, sì, sì. Non siamo divisi da tutti, anzi, siamo in mezzo a chiunque le voglia passare questa giornata di felice passeggiata, sperando nella giornata. E tanti ricordi e tanta gente, io vi invito tutti ad andare a Feltre, perché sarà un momento in cui ci si può ricordare di quel ciclismo che era, per carità, non dobbiamo mica essere nostalgici a tutti i costi, ma forse imparare da quegli eventi, da quei personaggi, quello che possiamo essere un domani. Adesso io sono stato anche a Chiampo, in questa bella conferenza stampa, fa molto intima, con il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, lo abbiamo intervistato sia lui che Mosè Savegnago, per questa nazionale XC che si terrà proprio a Chiampo. Insomma, sono contento che una città, e stanno ascoltando da tanti anni oramai che lo diciamo, la Civis cosa fa? Si stringe, diventa il grande bacino per le eccellenze limitrofe. Una su tutta, la ciliegia, la Durona, a Chiampo se ne parlerà. E qua si aspettano veramente tante, tante persone. Gara nazionale, quindi sicuramente tutti i migliori atleti italiani saranno lì. Ecco, io spero che tu verrai con noi, cara Ilenia, perché l'altro aspettano. Noi ci saremo sicuramente, perché è un evento importante e crediamo che sia veramente qualcosa che ci farà brillare gli occhi. Ma sentiamo le interviste sia al sindaco di Chiampo che anche a Mosè Savegnago. Sindaco di Chiampo, insomma, questa città che apre al CX, insomma, è raro trovare dei momenti in cui i corridori si possono vedere tante volte, ed è anche raro trovare il modo di poterli portare in una città, tante forze e tanto dispendio anche di energie e tante maestranze. Sì, decisamente sì, abbiamo voluto un po' sfidare anche quest'anno appunto la nostra città con l'organizzazione di questo evento di carattere nazionale che farà arrivare tantissimi atleti, pensate più di 700 atleti arriveranno qui a Chiampo da tutta Italia per questa bellissima gara di XC Mountain Bike. Sarà un modo per far conoscere le nostre colline, il nostro territorio, per far conoscere appunto i nostri ciliegi in fiore che tra poco daranno la meravigliosa ciliegia Durona. Sarà un modo appunto perché questa città respira ancora lo sport, visto che è una grossa città sportiva che ha già saputo dare prova di se stessa con i mondiali di trial proprio qualche anno fa, e quest'anno si ributta ancora in questo grande evento. Gara nazionale, quindi una gara importante, voglio dire, che anche insomma vi impegna parecchio e quindi vi dà anche maggiore responsabilità. Sì, decisamente sì, l'organizzazione è particolarmente complessa, abbiamo tantissimi volontari, più di 100-120 persone che lavorano soltanto nel percorso per far sì che i nostri atleti siano sicuri e che sia veramente un bello spettacolo. E tuttavia siamo ambiziosi da questo punto di vista, ci piacerebbe che questo diventasse addirittura poi una gara internazionale col tempo, quindi è un progetto che abbiamo avviato con il team organizzatore affinché questa possa essere veramente una gara riconosciuta a livello internazionale tra qualche anno e possa portare qui veramente tante persone, perché è il vero modo per far conoscere questa valle sportiva, questa valle verde. Complimenti, auguri. Grazie mille. Team Metallurgica Veneta Trevisan, insomma una squadra questa che è stata confezionata bene quest'anno dopo i grandi fasti dello scorso anno, e oggi organizzatori anche di un evento nazionale, un CX. Abbiamo parlato col sindaco che apre le porte in una città, ci avete ascoltato, avete fatto bene, perché noi lo diciamo sempre che le città insomma devono aprire lo sport, in questo caso tanti servizi credo collaterali, oltre il fatto di ricevere tanti atleti. Sì, il nostro intento è quello di portare la mountain bike nelle città, soprattutto in modo che non sia solo un segmento addetti al settore, ma che vengano a conoscerlo anche i neofiti di questo settore, soprattutto i ragazzi giovani che più delle volte non sanno neanche di che cosa si parla, e quindi portandole proprio in centro delle città, anche se è molto impegnativo organizzare il tutto, anche coloro che non conoscono questo sport riescono a viverlo e a essere coinvolti in questa manifestazione. Se i numeri del CIC sono circa 400-450 iscritti, più 100 elite, insomma vi aspettate tantissima gente. Sì, la previsione è dai 500 ai 700 corridori, visto che le aree nazionali. Poi abbiamo un po' valutato la data insieme con altri addetti del settore, abbiamo visto che
in questa data non ci sono altre manifestazioni di questo carattere importanti nelle vicinanze, quindi prevediamo sì un'affluenza dalle 500 alle 700 persone tra categorie giovanili, amatori e elite. Beh, auguri e buon lavoro. Grazie, anche a voi. Non mi devo vincere né perdere, l'importante è pedalare. Corro perché per me la corsa è vita. Non è una competizione, io la passione ce l'ho da tanti anni. Libertà, visione del paesaggio, senso di andare dove vuoi, quando vuoi. Riesci ad allenarti, a toglierti delle piccole soddisfazioni che poi sono grandi a livello personale. Ben rientrati amici di Scratch, siamo proprio in chiusura. Io prima di congedarmi da Mario Beccia gli rinnovo l'appuntamento, allora questo per il giorno, il 5 di maggio, tutti a Feltre. Grazie. E tutti a venire a tifare le nostre vecchie glorie. Perfetto. Ma vecchie un tubo, vecchie. Le nostre glorie. Quindi, cioè 30 anni, ma perché? Perché hanno tolto quel vecchie. Sì, vecchio no, istantio, è vero, quindi anche il giovane. Ma ci adesso va. Ci viene anche Ilenia. Ma sì, guarda che è la promessa. Tutte le volte che mi invitava dicevo Mario, non posso. Adesso è obbligata. Sulle glorie, coloro che hanno scritto delle pagine veramente importanti. E agli amici che ci stanno seguendo dico andate a Feltre, avvicinatevi anche a Mario Beccia perché lui vi racconterà degli aneddoti che soltanto a tu per tu si possono raccontare. Come una volta, come al bar, quando ci si litigava anche per questo o per quel atleta, ma alla fine, insomma, ci si trovava davanti e ci si beveva un bicchiere di vino. Bene, settimana prossima. Abbiamo Daniela Vecchiato con la PT di Lavarone, andremo un po' a parlare della 100 km di Forti che sarà... Che la stiamo pubblicizzando in maniera forte. La stiamo pubblicizzando e poi la nostra novità che però svegliamo la settimana prossima. No, adesso, niente adesso, che novità c'è? Siamo un po' curiosi, Lenia. Lo diciamo, Nicola. Non lo so, io sono sulle spine. Allora, quest'anno organizzeremo... Chi? Noi, dell'UCI 2000 Scratch. Non lo sapevo. Un urban cross estivo. Capo, quindi un ciclocross a eliminazione a laghi di Lavarone. Posso dire? Capo, aperto di mountain bike
è aperto alle bici da ciclocross. Ah, grandioso, grandioso. Posso esserci? Eh beh, organizzi tu. Ah, beh, allora però invitiamo anche Mario. Beh, devi venire anche Mario. Mario deve venire, assolutamente. Benissimo, Mario ci sarà, quindi il 14 di luglio. Grazie Elenia per questa bella comunicazione, è vero? Diamo l'appuntamento la settimana prossima con le splendide ragazze del Trentino, di Lavarone, e quindi a noi non ci resta altro che dirvi, e a voi, a settimana prossima. Un bacione da Scratch. Arrivederci a tutti. Grazie di tutto, arrivederci. Grazie a te Mario, grazie.